Oh shit, okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Loris98, benvenuti qua alla Biasca Raiffeisen Arena, dove praticamente è nata la battuta classica di Alessandro Chinelli, il nostro regista H. Wow, Ale! Giustamente qua ragazzi, e beh, tanto vediamo un po' l'attrezzatura qua. Attenzione, attenzione ragazzi, un PC fisso, raga. Qui stiamo veramente parlando di cose professionali. Vabbè, lì c'è il microfono, stiamo mangiando qua anche, vabbè. Qua abbiamo un teleschermo, praticamente, della Philips. Sembra come guardare la televisione da casa. Qui abbiamo la telecamera secondaria, inquadra il tempo, con lo stesso cavalletto. Anche qua, infatti lo vediamo. Sembra un pochino storto, ma fa niente, ragazzi. L'importante è che sia dritto lì. E qua c'è il cavalletto principale, cameraman fashion style Loris, ecco qua a letto, quindi il nostro Alessandro Chinelli regista, e ovviamente Axel Paderni a fare il commento tecnico insieme a noi. Qui ragazzi è nata la battuta H, è nata la battuta veramente proprio questa qua che avete sentito ragazzi, classica classica. Andate, andiamo lì, il tabellone sempre spostato chiaramente, vabbè, è sempre spostato rispetto al centro. Là dentro c'è la macchina pulitrice rinnovata, sembrerebbe che l'hanno cambiata perché poi è tutta bianca, completamente vuota. Intanto adesso entrano quindi le porte, sempre qua, sempre a K dalla Biasca Arena ragazzi. Direi che ci vediamo dopo alla partita. Ricordiamo che è il GDT Bellinzona contro le HC cosa? Ale Viz qualcosa, no? Viz, cioè, c'è un nome strano. Mi ricordo ragazzi. Boh, non lo so. C'è un nome strano ragazzi, con la W doppia. Vabbè. Tanto, ecco, da qua siete molto meglio ragazzi, il tempo della telecamera, non frega. Vabbè, ci vediamo dopo. EHC Wetzikon ragazzi, praticamente GT Bellinzona contro EHC Wetzikon. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Beh, intanto qua vediamo tutti gli sponsor. Beh, classico sponsor Teleticino. Qua c'è su giustamente anche la musica, quindi è il nostro Alessandro che balla H, sta ballando H. Lì c'è anche la ventola. Pronti, pronti ragazzi, ormai siamo quasi pronti. Ci vediamo dopo. Allora, tocca ancora a me. Iniziamo dal EHC vabbè. Numero 5 Gines Buff, numero 7 Dennis Brabeck, numero 8 Phoenix Kassler, numero 9 Nils Berni, numero 10 Brent Buchmuller, numero 11 Gian Andrea Toni, numero 14 Dennis Urek, numero 16 Adrian Ricard, numero 19 Manuel Grigioni, sì, di Grigion, numero 22 Mario Pieroni, numero 25 Noel Siren, numero 30 Tobia Werner, numero 34 Lars Matisse, numero 55 Fabian Riffer, numero 56 Tommaso Mettler, numero 66 Giustino, Giustino Giola, numero 71 Lars Euberger, 84 Siro Rutzer, 87 Timon Veseli e 88 Michael Pranfanger, numero, ed è coach Modi Christian. GDT Bellinzona, abbiamo il numero 11 Spinetti Stefano, numero 12 Pezzali Nicolas, numero 13 Frattessa Dario, numero 14 Yuri Pietro, numero 19 Montorfani Sasha, numero 20 Bianchi Elias, numero 26 Rosselli Alain, numero 29 Canepa Mattia, numero 31 Dux, The Key Dux, Ale? Dux, Dux, The Key, vabbè, Christophe. Numero 33 Franco Josué, numero 37 Ermani Nicola, numero 41 Guidotti Samuele, numero 55 Biasca, da Biasca anche lui, Peter, 58 De Bernardi Denis, 68 Meroni Elia, 71 Incir Patrick, 80,
80 Leone Axel come nostro Axel Paderni, 89 Enrico Brenno, numero 90 Pinana Andreas, numero 95 Franzoni Filippo e numero 98 Lakhmantov Vitali capitano, head coach il signor Pini Nicola. Nicola, ecco qua, vediamo intanto i giocatori entrati in campo. 35 minuti all'inizio, ecco, esatto, Wetzi gone, grazie, grazie Ale, Wetzi gone, bene. 56 metri e 8. No, no, c'è Tommaso Mettler, numero 56. È il capitano della squadra, ragazzi, ecco, bene, molto bene. Direi che acca ci siamo, ragazzi, tra poco iniziamo con questo programma. È una roba, una figata, ragazzi, con quel programma lì. Mi mancano gli arbitri da nominare, non abbiamo nominato gli arbitri. Referé Michel Referì, mannaggia, Daniela Cattivella, Alessandro Referì, Michel Gerber e Lines Leisman, Emanuele Koenig, Koenig e Thiago Ernst, esatto. Quando ce vo, ce vo. Ce vo a ca, ce vo a ca, ragazzi. Vabbè, il tempo scorre, cioè, vabbè, tra poco ci vediamo. Il nostro Axel Paderni, ciao Axel. Ciao. La Zamboni, ragazzi. Siamo quasi, pochi istanti e inizia la diretta su Swiss World TV. Scopritene di più. Situazione al termine del primo periodo di gioco. Abbiamo il punteggio di 5-0 a favore della squadra ospite del EHCV. In questo momento la macchina sta rifacendo il campo. Ci sono anche, che si può vedere, due giocatori in penalità per i locali. Il numero 20 con 58 secondi di penalità e il numero 26 con 1 minuto e 50 di penalità. Per il momento siamo qua da soli in postazione praticamente. I miei colleghi mi hanno un attimo lasciato qua da solo. Come vedete, sempre le due telecamere principali e il computer, eccolo qua, questo cassone LG con tanto di luci rosse all'interno. Quindi momento della pausa per riprendersi un po' magari per il GDT e poi, ragazzi, ci rivedremo con il secondo periodo di gioco. A tra poco. Eccolo H. Ciao Ale. H, anche Axel. Eccolo H. No. Voilà, tutti tornati in posizione, pronti per il secondo periodo. 6-1 a favore del Wetzigrun. Termine del secondo quarto. Ritorneremo poi per commentare ancora il terzo periodo di gioco, sempre da Swiss World TV. Ci vediamo dopo, ragazzi, terzo periodo di gioco. A tra poco.
Possiamo dirlo, ragazzi, vittoria clamorosa, direi, proprio per il EHCV Vexigun, praticamente. Quindi sconfitta per 6-2. Vabbè, è andata così per il GDT Bellinzona. Direi che a questo punto Axel Panelli sta andando a fare le interviste, quindi noi, come sempre, a questo punto del video ci salutiamo qua, ragazzi. Quindi un saluto anche dal nostro Alessandro Chinelli, il nostro regista H. Dove è nato tutto qua, perché è nata la battuta H. E quindi i giocatori che ovviamente si salutano e si ringraziano. Ringrazio anch'io tutti quanti, veramente ringraziamo tutti, il cameraman, regista, Axel Padelli, telecronista. E ci vediamo al prossimo video da Swiss World TV e da Lois 98. È veramente tutto. Al prossimo video. Ciao ciao!